Ciao a tutti, benvenuti. Quest'anno su dazero.it organizzeremo alcune interviste con gli organizzatori delle migliori Gran Fondo sul territorio italiano. Per cui seguite i nostri canali YouTube, dazero.it e Facebook, dove troverete queste registrazioni. Qui, buongiorno a tutti. Grazie a tutti gli amici di dazero.it che oggi ci stanno seguendo e abbiamo la fortuna oggi di essere in compagnia con Vittorio Murvio del GS Alpi, organizzatore della Gran Fondo Città di Laigueglia. Benvenuto Vittorio. Grazie a te e grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Oggi volevamo parlare della tua bella manifestazione che giunge alla 24ª edizione, se non sbaglio. Sì, esattamente. Beh, Laigueglia è sempre Laigueglia, insomma, è inutile star qui a volere sprecare ogni anno parole, sarebbero veramente sprecate. È sempre stata, ha sempre rappresentato un po' l'apertura ufficiale della stagione. Oggi in particolare rappresenta, nel vero senso della parola, l'apertura della stagione internazionale, essendo proprio Gran Fondo Internazionale, così come riporta il nome. Non solo Gran Fondo Laigueglia, ma Gran Fondo Laigueglia Lapierre. Non dimentichiamoci Certo. anche il nome dello sponsor assolutamente prestigioso. Laigueglia oramai è entrata, credo, nel cuore di tutti gli italiani, un appuntamento segnato già dalla stagione precedente con il pallino rosso sul calendario. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di problemi, ma come le hanno avute tutte le Gran Fondo, causa Covid, quindi con iscrizioni Protocolli, esattamente. precipitate drasticamente. Quest'anno devo dire che una certa ripresa la possiamo notare. Sta di fatto anche che per volere soprattutto del sindaco di Laigueglia abbiamo dovuto limitare il numero degli iscritti quest'anno a 1.500. Non saremmo tanto lontani poi alla fine della fiera da quel numero lì, e questo ovviamente fa ben sperare su quella che è un po' la ripresa del mondo delle Gran Fondo e comunque dello sport in generale o della vita in generale. E sicuramente poi Laigueglia in Liguria in quel periodo, se si è fortunati, si ha un anticipo di primavera per chi come me, ad esempio, dal nord non è vicino magari al mare, apprezza sempre magari la tua manifestazione, anche se ci sono edizioni per cui magari si è trovato anche un po' di neve sulle colline, però di solito, no, ci sono dei climi miti. No, la gente ovviamente ha voglia di pedalare, cioè dopo un inverno passato per la maggior parte di noi, io vengo da Sondrio, quindi sono veramente in mezzo alle montagne, per la maggior parte di noi passato l'inverno in mezzo al freddo, al gelo, eccetera, eccetera, pensare di scendere a fine febbraio al mare, se sono belle giornate, veramente lì è primavera nel vero senso della parola. Quindi, poi, oltretutto, un percorso sì unico, ma credo adatto un po' a tutti. Un percorso di 120 km con 1.800-1.900 metri di dislivello, quindi fattibile non solo per gli amatori sfegatati, ma anche per coloro che vogliono farsi la gamba in previsione poi della stagione agonistica che li aspetta, insomma. Sì, un percorso perfetto per l'inizio stagione, è abbordabile per tutti, da affrontare con il proprio ritmo, per chi magari non può permettersi di stare davanti, comunque sia, è un'ottima occasione di allenamento. E tra l'altro è anche la prima manifestazione del Gran Trofeo, no? È la prima manifestazione, sì, del Gran Trofeo, che si articola su quattro eventi, tutti e quattro internazionali, di livello internazionale. Apre ovviamente la stagione la Gran Fondo Internazionale Laigueglia Lapierre, segue il 13 di marzo la Gran Fondo Alassio, il 1° di maggio Gran Fondo Torino, e chiude il circuito quello che è un po' il fiore all'occhiello di GS Alpi, la Gran Fondo Gavia e Motirolo. È Quindi chiaramente una bella doppietta. lì veramente ci sfoghiamo, iniziamo al mare, iniziamo a 0 metri
di dislivello e finiamo a 2700, che è la punta del Gavia. Sì, poi chi non è contento si aggiunge il Santa Cristina, se non ricordo male. No, quest'anno l'ho tolto, quest'anno ci sono state delle novità questa è una bella sarebbe novità. Stato veramente troppo massacro, cioè veramente fare Gavia, Mortirolo e Santa Cristina. Quest'anno ho voluto creare una Gavia in Mortirolo adatta un po' a tutti, cioè deve essere un divertimento, non una sofferenza, perché se comincia ad essere una sofferenza allora non è più bello. Non è la ciliegina sulla torta, ma è la bastonata finale. Va bene, dai. Bello, cercherò di farmi trovare in griglia, per cui... Abbiamo già detto che ci saranno circa 1500 partecipanti alle Eguaglie, che è un ottimo numero per avere una bella giornata di festa. E sicuramente seguiremo poi, a seguito della manifestazione, magari ripeteremo un'intervista per vedere come è andata e parlare anche di Alassio. A quel punto rimarremo comunque in Liguria con le tue manifestazioni. Ecco, sul sito comunque gsalpi.it trovate i loghi di tutte le manifestazioni organizzate da GS Alpi, basta cliccarci sopra ed entrate nei singoli siti delle manifestazioni e quindi lì potete scoprire tutti quelli che sono i segreti. Ricordiamoci comunque una cosa, siamo ancora in tempo di pandemia, questo non dobbiamo assolutamente dimenticarcelo, quindi protocolli Covid da rispettare a pieno, con la suddivisione delle zone bianca, gialla e verde, misurazione della temperatura, obbligo di portare la mascherina e all'interno della zona gialla e all'interno della zona verde, che è quella della partenza, obbligo di presentare in zona gialla, quindi al momento del ritiro pacco gara, l'atto delle iscrizioni, eccetera, obbligo di presentare il Green Pass. Ormai quindi... ci stiamo abituando tutti a queste regole che ci permettono di gestire. È meglio dirle due volte in modo che poi il ciclista sa come comportarsi e non fa perdere tempo all'organizzazione a dover richiedere, a dover correre dietro, eccetera, eccetera. Hai fatto benissimo a ricordarlo ai nostri amici ciclisti, che saranno sicuramente felici. Comunque in questo periodo non è mai facile organizzare una Gran Fondo, perché occupa il territorio. In un periodo come questo è sicuramente ancora più complesso, per cui ringraziamo voi organizzatori che fate questo sforzo con la passione, ma comunque è un impegno. Ti ringrazio. Va bene, ringraziamo Vittorio, vi aspettiamo alle Eguaglie il 27 febbraio e a seguire con le altre manifestazioni del GS Alpi. Grazie, Grazie a te. Grazie a te, Matteo. Buona giornata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.